Ben ritrovati in salotto. Quest'oggi una super puntata per tutti voi che seguite sempre con grande entusiasmo il programma. Sono venuti a trovarmi due grandi amici, due straordinari maestri, due immensi artisti che hanno portato la canzone classica napoletana in tutto il mondo, Mimmo Angrisano e Antonio Saturno. Solagna sta via d'innamorata. Che tristezza si frona in gialluta quanta ricordi te. Era d'estate e mi giurasta amore, non t'ho scordà carista in braccio a me. Senza te come si può campare, ogni fronte gialluta che cara una lacrima amare che aiuta per te. Ma perché, ma perché non fornisce st'autunno per me? Sto solo che amore già vinto un orizzonte, non lo sento sto suono e campana pare che chiama a te. Era d'estate e mi giuro a st'amore e ma chissà chi da lontana me. Autunno senza te come si può campare, ogni fronte gialluta che cara una lacrima amare che aiuta per te. Ma fornisce st'autunno per me. Ogni fronte gialluto che cara una lacrima amare che aiuta per te. Ma benvenuti, benvenuti, per me è un piacere enorme avervi qui con me come sempre. Piacere nostro, grazie a te e soprattutto ci hai invitato in questo studio, questo salotto, questa bomboniera bellissima.
Ma voi non solo siete miei amici, siete la mia famiglia, perché con questa voce e soprattutto questa chitarra che dialogano, appassionate non solo me, ma tutti coloro che amano la canzone classica napoletana. Certo, e ne siamo onorati di questo. Allora, io qui ho un qualcosa di molto speciale, straordinario, il vostro nuovo lavoro discografico, Qui fu Napoli, concerto per voce e chitarra. Come nasce questo progetto? In realtà Qui fu Napoli nasce da molto lontano. Come ho ricordato in altri incontri che abbiamo fatto concertistici, io dico che l'idea di questo CD, almeno in me, è nata nel 1997. Quando io avevo 17 anni e feci la mia prima esperienza concertistica con Mimmo Angrisano. C'era il quintetto del maestro Toniglio che accompagnava Mimmo e all'interno di questo c'era un momento che Mimmo dedicava a voce e chitarra e lo accompagnavo io, anche se giovanissimo. Io da quella prima esperienza rimasi incantato dalla magia che si creava con questo connubio, la sola voce di Mimmo che riempiva tutto e l'accompagnamento della chitarra. Era bellissimo sentire l'orchestra, sentire i fiati, il contrabbasso, la ritmica, però questo momento era un momento di magia che si ripeteva ogni volta che poi successivamente, durante la nostra collaborazione più che ventennale, diciamo, c'era sempre questo momento dove Mimmo si dedicava a esprimersi solamente con uno strumento. E da quando poi dal 2011 ho iniziato a arrangiare e orchestrare sui lavori discografici Speranzella che abbiamo presentato, Storie di Napoli, durante quei concerti sempre quel momento per me era magia. E allora ho iniziato a dire: Mimmo, ci dobbiamo fare un regalo, anzi mi voglio fare un regalo io, facciamo questo disco, questa antologia di canzoni come se fosse un concerto, una voce, una chitarra, Qui fu Napoli. Qui fu Napoli, qui c'è Napoli, questo lo posso dire perché è la voce più bella di Napoli. In effetti lui fece il lancio per quanto riguarda questa idea, però io rallentai un pochettino perché lui stava iniziando, diciamo a livello concertistico con la canzone napoletana e già era un fenomeno. Allora io ho aspettato che lui diventasse un grande, quindi oggi è un grande maestro, e ho aspettato anche che io, diciamo, maturavo come artista, perché di solito per chi studia, chi canta bene, chiedo scusa per la presunzione, quando si arriva all'età mia si canta meglio, c'è più esperienza e la voce diventa più sonora, e quindi era arrivato il momento giusto per realizzare quest'opera. Io la definisco un'opera perché oggi si parla solo di contaminazione della canzone napoletana. Io direi che questo è un capolavoro. Allora io ho pensato di fare un antivirus, con molta presunzione. Voi tra l'altro, come dicevo poc'anzi, avete girato il mondo e avete portato veramente la canzone classica napoletana ovunque, in tutto il mondo, perché tanti sono appunto gli italiani all'estero e siete stati apprezzatissimi, amatissimi, e tra l'altro vi vogliono ancora lì, Mimmo. Sì, e infatti noi siamo stati in Giappone e abbiamo avuto un grande successo. Abbiamo fatto tornare nel 2020, purtroppo sappiamo la bene. La pandemia ci ha distrutto il secondo appuntamento in Giappone, l'Australia, e avevamo anche un appuntamento in America. Probabilmente quello americano lo facciamo. Però adesso dai, si riparte, magari. Io faccio le cose con calma, io non ho fretta, perché fortunatamente vivo personalmente con il sentimento, con il cuore, con la canzone napoletana. Però non ho bisogno di correre appresso a nessuno per far guadagnare soldi, perché li guadagno diversamente, con un'altra attività. Ho sempre avuto un'altra attività per fare bene la canzone napoletana. Quindi ho svolto nella mia vita, è la prima volta che dico questa cosa, però ho svolto due attività nella mia vita e ho svolto tutte e due per bene, fatte come Dio comanda, proprio per... Con la passione. Esatto, proprio per... Se non c'è passione, soprattutto secondo me... per salvaguardare la canzone napoletana. Ecco. Per permettermi il lusso di dire: qua non vengo, qua non canto, questo non lo faccio. Io già canto quando mi fa piacere cantare. Assolutamente, e tu qua vieni con piacere, quando lo sai. Se canta per soldi, allora sei soggetto, scusa che termini, a fare le marchette. Si canta per essere, non per avere. Esatto, bravo. Ha detto un illustre napoletano. Esatto. Assolutamente. Partiamo dal 1924, Qui fu Napoli, e ritroviamo qui delle canzoni che sono straordinarie.
Sì, Brigitte, i brani sono stati scelti, devo dire questa volta, non con un intento, diciamo, storico. Speranzella, parlo degli altri due lavori che abbiamo fatto insieme con Mimmo. Speranzella è stata un'antologia in omaggio a Sergio Bruni, come ben sai, così come poi Storia di Napoli è stata volutamente un'antologia cronologica, quindi dal 500 fino ai giorni nostri. Qui abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, ci ha sopportato in questo una persona che ci piace sempre ricordare, che è Mastro Gerardo, come lo conosciamo, e lo salutiamo, qui a Angri. Anche un grande abbraccio e un bacio. Gerardo Cavallaro, che ha questa memoria storica per le canzoni, e ogni volta punzecchiava Mimmo a dire: guarda, c'è questa canzone bella, c'è quest'altra che è bellissima. Quando abbiamo deciso di farci questo regalo, abbiamo messo su carta una quarantina di brani che effettivamente abbiamo provato che dovevano entrare nel disco. Poi abbiamo fatto un'ulteriore cernita prima di andare in studio e abbiamo preso le canzoni che in quel momento, voi per un motivo, voi per un altro, ci appartenevano. E ci sono canzoni, per esempio c'è quell'Anonima dell'Ottocento che è sotto a sta murata, che è un omaggio che ho fatto a mia mamma, che è una canzone che piace tantissimo a lei. Dissi a Mimmo in una delle prove, non se l'aspettava, iniziai a suonarla. Mimmo l'ha cantata, dice: ah, tu sei venuto molto. Mimmo mi fa un regalo a mia mamma. Assolutamente. Se ti fa piacere la facciamo. E così, per esempio, è stata inserita. Anche il titolo, devo dire, Qui fu Napoli è nato dopo. Perché non c'era un'idea definita, ripeto, c'era il piacere in quel momento di fissare un punto sull'attività che stavamo facendo. Io parlo al passato perché il disco è nato nel fine 2019, abbiamo registrato e poi è stato terminato durante la pandemia, e mi sembra che sia passato chissà quanto tempo, perché inevitabilmente quel periodo è stato un po' duro per tutti quanti noi, immagino, e allora mi sembra che sia passato chissà già quanto tempo, anche se forse in quel periodo ce lo siamo anche goduto di più, perché non abbiamo avuto la fretta di farlo uscire. E il nome è maturato un po' alla volta. Una volta abbiamo visto tutti i brani, abbiamo iniziato a pensare come poteva nascere una scaletta concertistica, perché ripeto, l'idea è quella di portare un concerto nelle case delle persone. E poi un nome, un altro, e alla fine abbiamo detto chiamiamolo Qui fu Napoli, che è il brano che poi apre il disco di Ernesto Murolo, e concerto per voce e chitarra, per far capire che la volontà era quella ed è stata quella di portare in studio di registrazione una voce ed una, è una chitarra. Anche perché la canzone napoletana non vuole molte note, quindi si crea questo rapporto più intimo sia tra chitarra e voce che con il pubblico. Ma infatti il pubblico ama, perché in realtà qui ritroviamo la passione, l'autenticità, le storie narrate che poi appassionano tutti, ma soprattutto l'emozione, quella si vive attraverso la canzone classica. Io ti dico che, che cosa ti disse Enzo Di Domenico, il maestro Enzo Di Domenico, quando ha ascoltato il disco? Cosa ti disse? Sì, vabbè, io non mi piace parlare diciamo di me stesso, quindi dei complimenti che mi fanno, perché in un certo senso era rivolto. Fece complimenti e disse: avete fatto un'operazione che è difficile, che uno si ascolta 16 brani, un disco, un CD, voce e chitarra. Però c'è, cioè, tu avete fatto talmente un capolavoro che hai malaggiandise fino all'ultima setta. E quindi è un disco che piace, non stanca, sia per la scelta dei brani, anche per la fusione che si è creata, l'armonia che si è creata fra la voce e la chitarra. Tra voi due, esatto, questa intimità. Esatto. Tra l'altro possiamo dirlo che ovviamente la canzone classica partenopea è patrimonio immateriale dell'umanità e tra l'altro rimarrà per sempre, secondo me, in quella che è la cultura popolare, quindi arriva a tutti. Grazie ai grandi poeti che l'hanno resa immortale, perché altrimenti c'è quella commerciale che purtroppo è andata giù. E lì dobbiamo fare proprio la differenza. E si fanno dei tentativi, però è difficile. Quando si parla di canzone napoletana si entra in un vico che dove non vi è uscita, cioè non si esce. Perché bisogna fare i sacrifici. Per fare la canzone napoletana per bene c'è bisogno fare delle scelte. E ma non soprattutto è maestro interpretarla, perché non c'è solo la voce e la chitarra, ma c'è proprio l'interpretazione, soprattutto voi due insieme. E non solo il fatto dell'interpretazione, anche a livello organizzativo, anche a livello di scelta, anche a livello di fare uno spettacolo, a livello di fare un programma televisivo. Là è difficile. Ecco il motivo che non si può realizzare niente per la canzone napoletana, perché il punto più difficile è questo. Poi c'è entrata la politica, la mafia, quindi sono un po' polemico stasera.
ma no. No, perché questo giorno ho avuto un po' di chiamata, proprio lì, ma fa questo, ma ricevete. Allora mi voglio, io preferisco non andare, stare a casa perché dico vado a perdere lo tempo. No, invece tu canti perché? No, non andare a cantare, andare a discutere. Ah, ecco. Cioè se io vengo, se vogliamo discutere per un programma televisivo, allora dice Pippo Manchisano non lo può cantare, lì la mia. Invece c'è chi che dice no, Pippo Manchisano deve cantare perché è un amico lo mio, no perché chissà che... Magari si trovano sempre degli escamotaggi e loro non si riesce a fare mai niente, perché pensa alla RAI, no? La RAI, se vuoi fare un discorso con la RAI per la canzone napoletana, dice vabbè però da cantare prima Albano, Romina, Tizio, Caio, sempre... E poi metteci due di due e stiamo a posto, siamo fatti... E non funziona. E non funziona così, non funziona così. Ecco perché questo è il motivo che la canzone napoletana va male. Però fortunatamente arriviamo a sentire, torna a sorridere. Non sentiamo Mare Verde, però torna a sorridere e sentiamo sempre. Invece, come dicevamo, ci sono delle canzoni, ecco, che ritornano e soprattutto sono quelle canzoni che vanno rivalutate. Voi da sempre avete fatto ricerca e continuate a divulgare. La e prima questa che è la cosa più bella. Autunno e senza te. È un pezzo di ricerca del 53, se non mi sbaglio. Sì, è quasi sconosciuto, possiamo dire. È uscito dall'elenco di Gerardo, perché Gerardo ogni mese mi porta un elenco di 40 canzoni. E questa è la cosa bella, continuare sempre nella ricerca. Sì. Ma soprattutto c'è anche la tecnica, fondamentale. Sì, Brigitte, c'è quello e quello, inevitabilmente. Per esprimersi al meglio bisogna avere poi una tecnica che te lo consenta. C'è da dire che cerchiamo di essere, permettimi questo, cerchiamo di essere veri. E mi piace ricordare sempre una frase del maestro padre Alfonso Vitale, che da qualche anno non è più con noi, purtroppo. E lui diceva, io voglio essere un filo d'erba, ma autentico, e non un finto cedro africano. E... devo dire la verità che questa cosa un po' l'ho fatta mia, e quello che facciamo, anche i lavori, sono dei lavori fatti per amore verso la cultura, per amore verso la musica, anche un po' verso noi stessi, per amore per il bello, sì. Quindi senza nessuna sovrastruttura. Per fare questo ovviamente ci vuole studio, ci vuole tecnica. E quella è la cosa importante, ma soprattutto il consiglio che voi volete dare ai tanti giovani che si avvicinano e continueranno sempre ad avvicinarsi alla canzone classica napoletana. L'ho data questa risposta in intervista che ho fatto il mese scorso al Conservatorio di Benevento. Ho detto la canzone per fare cantante, per fare il musicista, devi uscire dal conservatorio o dal liceo musicale. Altrimenti non vai da nessuna parte. Sei come si diceva una volta in galleria, si nubacò. Ci vuole studio, sicuramente bisogna ci studiare, vuole studio. Bisogna studiare. Non ci vuole studiare. Benevento sta facendo una bella operazione. Però naturalmente. Anche a Benevento bisogna stare attenti quando riguarda chi insegna e gli allievi che escono, cioè dieci ciambelle non tengono tutti quanti il buco. Ecco, adesso partiranno una serie di presentazioni, sarete in tour ovunque e soprattutto Mimmo, vogliamo ascoltare la tua voce. Che cosa mi dedichi questa sera? Bella tarantella, la tarantella di Luigi Ricci. E ovviamente accompagnato dal grande maestro Antonio Saturno. Tutta per me. La 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 la. Viene qua, non faccio senza dire, molla carmene. Dire vi si fatta mezza, ne sai dirmelo perché. Viene qua, non faccio senza dire, molla carmene. Dire vi si fatta mezza, ne sai dirmelo perché. Io pur si mi vega, sento un bilan deboli. Ma so fatta nubile, niente nella causa saccia di. La 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 la. Da che l'ora che la festa ci incontrai, ma carmene, tengo in pietà una tempesta come tu l'hai in pietà a te. Quando storia te lontana io mi sento scivolì, tu fai segno con la mano che a te pure fa così. Vieni qua con stare sella, tu non vedi po' da me, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a sé. Vieni qua con stare sella, tu non vedi po' da me, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a sé. La 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 la.
Nuga rova ne scarlata, tengo in chiuso carmene, ma nessuno l'ha gelata, basti farla scritta a te. Nuga rova ne scarlata, tengo in chiuso carmene, a nessuno l'ha gelata, basti farla scritta a te. Vilo coro che ti dice, ti lo vuoi o non lo vuoi, se lo cerca si felice, te lo coglie e te lo do. La 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 la. Tu porsi tieni una cosa, Carmine, che fa per me, è una bella e fresca rosa, che più bella non c'è. Per un poco, un momento, dalla mia esperienza sto, fammi sì, fammi contenta, Carmine, era bella mo. Questi sciuti, un mazzetto, voglio farne meno a me, a ballare un minuetto, fatta innanzi a zecca, zì. Questi sciuti, un mazzetto, voglio farne meno a me, a ballare un minuetto, fatta innanzi a zecca, zì. Viene qua, un vecchio zezzo, te la molla, Carmine, a ballare la tarantella, fatta innanzi a zecca, zì. Viene qua, un vecchio zezzo, te la molla, Carmine, a ballare la tarantella, fatta innanzi a zecca, zì. La 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 la, a ballare la tarantella, fatta innanzi a zecca, zì. La 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 la, a ballare la tarantella, fatta innanzi a zecca, zì. Zam, zam, fatta innanzi a zecca, zì. Zam, zam. Battananza zecca ze, battananza, battananza, battananza zecca ze, zam, 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 zam. Ed è questa la tarantella che volevo io, briosissima. Assolutamente, ma anche per rispettare il tuo brio. Assolutamente. Tu sei brioso sempre? Sempre. Quasi sempre. Stasera sono briosissimo. Allora, dobbiamo continuare sempre a portare la musica sempre classica napoletana ovunque, in tutto sempre il mondo. Io veramente sono onorata di avervi qua come sempre. Onore nostro. E non finisce qui. No, diciamo succede? Che non finisce qui. Ci vediamo un'altra volta. Sempre, maestro, sempre. Quando vuoi. Io vi ringrazio e soprattutto ricordiamo che qui fu Napoli. Qui c'è Napoli. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi e io vi aspetto alla prossima puntata.